Una sconfitta che fa male non solo per il risultato, ma anche per le ingenuità che hanno condannato al cospetto di una nobile decaduta come il Siena, un'Aquila Calcio volenterosa e che ha interrotto in Toscana un'importante striscia di risultati positivi. A pesare, come spiega anche il DS Battisti, gli errori decisivi che hanno regalato ai bianconeri due rigori e che hanno vanificato gli sforzi dei ragazzi di Mister Perrone, che dopo lo svantaggio erano riusciti a tornare in carreggiata pareggiando con Piva. Non è che uno si arrabbia perché gli errori si fanno in Serie A, ma soprattutto se non ci sono errori le partite finiscono 0-0, quindi penso sia pure una cosa abbastanza normale, però la rabbia viene perché noi non ci possiamo permettere, soprattutto in un momento del genere, disattenzioni che possano pregiudicare il risultato e i punti che per noi sono determinanti. Eppure in 10 l'Aquila ha retto bene il campo, sfiorando addirittura il pareggio, prima di capitolare sul 3-1 a causa di un gol preso nel finale, con il più classico dei contropiede. No, dal punto di vista del gioco no, perché avevamo tenuto bene soprattutto all'inizio la loro naturale veemenza dopo il cambio dell'allenatore, giocando in casa dopo una sconfitta, quindi sapevamo che dovevamo tenere bene le loro sfuriate, ma sinceramente avevamo contenuto molto bene. E anche dopo essere passati in svantaggio, credo che la squadra abbia sicuramente fatto una buona prestazione sia nella seconda metà del primo tempo che nel secondo tempo. Anche in 10 credo che la squadra abbia dimostrato di avere la possibilità di giocarsela con tutti alla grande. Peccato per il risultato, però quando è giusto che quando si sbaglia si paghi. All'orizzonte poi c'è il mercato, con la società che ha le idee chiare e che non cambia obiettivi alla luce della sconfitta di Siena. Ma il mercato non è che cambia a seconda della sconfitta, della vittoria, della buona prestazione, della cattiva prestazione. Noi abbiamo le idee chiare, vediamo un attimino tra una quindicina di giorni quali considerazioni fare.